Alle 15 va benissimo. Ma cosa sta succedendo lassù? È meglio che non si tratti di ciò che penso. Ti richiamo. Non può essere. Sono piena di cacca. Ho bisogno di una doccia calda subito. Andiamo, asciugamani. E ora laviamoci per bene. Presto sarà tutto finito. Ma perché la doccia non funziona? Non può essere. Ma che sfiga. Cos'è quello? Eva mi ha lasciato un sacco d'acqua? Sì, ok. Ma come faccio a farmi la doccia? Aspetta, io so cosa fare. Per questo trucco, versa dell'acqua in un sacchetto della spazzatura vuoto. Tira fuori il sacchetto e tira per le maniglie. Appendila a un gancio sopra la vasca e infine fa un piccolo buco. Presto, mettiti sotto! Acqua corrente sia e vai! Accidenti, ne avevo proprio bisogno! Wow! L'estate è perfetta per un picnic. Il tempo è perfetto. Beh, quasi. Prendilo, Sofia! Torna qui! Finalmente si è fermato. L'hai preso? Ho corso per tutto il parco. Accidenti! Toglimelo! Insetto, vai via! Mi ha lasciato un'eruzione cutanea! Pizzica! Ma ho solo questa banana. Ma forse sarà d'aiuto. Anche se è meglio trovare un adulto, questa buccia di banana andrà bene per il momento. Wow! Sto già meglio! Wow, ha funzionato! Sei la migliore, Eva! È tornato, attenta! Ah, niente è più bello di stare all'aria aperta! Ehi, mi serve una pausa, ok? Wow, il mio stomaco! Wow! Non riesco a uscire! Maledetto cibo piccante! Ma qui non c'è nessun bagno! Non ancora! Alzati, dai che mi serve! Ho una cosa importante da sbrigare! A volte quando sei all'aria aperta, bisogna essere creativi! Anche se ciò significa creare il proprio bagno! Una volta che hai una sedia ritagliata, mettici sopra un sedile del water come questo! Fissalo con una fascetta! Poi capovolgilo. Ora infilaci un sacco di plastica per raccogliere... Beh, hai capito. Assicurati che sia ben stretto. E in men che non si dica, hai un WC fai da te. Ora stare all'aria aperta non mi pesa più così tanto. Bene, Sofia, ora tocca a te. Quando sei presa da una conversazione, non ti accorgi di quello che ti accade intorno. C'è mancato poco. Dai, salta! Con le mie gambette? Ok, ci sono. Devo solo prendere la rincorsa. Ok, pozzanghera, ce la posso fare. No! Oh!
ero quasi. Bene, ora ho i piedi tutti bagnati. Ma come mi è venuto in mente? Ah! Prima di condannare le tue scarpe preferite, rendile impermeabili. Basta strofinare una candela sulla scarpa di tela. Vedi come si stacca? Dopo aver coperto l'intera scarpa con la cera, prendi un asciugacapelli. Ora sigilla la cera. Adesso possiamo provarle. Ora le pozzanghere non saranno più un problema. Vedi? Asciuttissime! Ta-da! Ah, ma che bel sole oggi! Fa davvero caldo! Ehi, Vicky! Io mi faccio un tuffo, ok? Ti lascio le mie cose qui. Grazie! E adesso mi voglio proprio rilassare. Veloce! Vicky, svegliati! Un ladro, un ladro! Quell'acqua era favolosa, mi sento già meglio. Ehi, Vicky, mi dai le mie cose, per favore? Sì, le ho messe nella mia borsa. Ma dove sono? Non dirmi che hai perso il mio telefono e le chiavi! Beh, per prevenire i furti, prova a mettere queste cose in oggetti comuni, come nella confezione delle salviettine. Prendi le salviettine e mettici le chiavi. Puoi anche mettere i soldi e anche il tuo telefono ci dovrebbe stare. Chiudi la confezione e nessuno penserà mai che ci sia qualcosa di valore là dentro. Dopo una bella settimana non c'è niente di meglio che crogiolarsi al sole e fare un bel niente. Quasi quasi mi addormento. Ma qualcosa mi dice che Vicky non si rilasserà a lungo. Oh, ma che cos'era? Beh, questo è il problema con i canotti. Tutto può cambiare nel giro di un secondo. Sembra che Vicky sia finita nel bel mezzo di un disastro. Ah, cavolo! Penso ci sia una perdita. Ma che cavolo, l'avranno mica ricoperto di vasellina, ma che problemi ha? Devo trovare terra! Sei così stanca che non riesci più a salire sul canotto perché c'è un buco? Allora, guarda un po' qui. Avrai bisogno di carta da forno come questa e un semplice ferro da stiro. E, naturalmente, il canotto che devi riparare. Metti la carta da forno sopra il foro del canotto e spingi. Adesso metti il ferro sopra la carta e passaci sopra delicatamente. Dopo un minuto o due, controlla se il foro si è chiuso. Sì, grande! Va bene, proviamo di nuovo a prendere un po' di sole. Ci riuscirò? Penso che vada bene. Ah, ed eccoci qua. Problema risolto? Quando è il momento di fare i bagagli per un viaggio, mettere tutto dentro è una questione di precisione. Tutto ha un posto speciale. Non dimenticate di allacciare gli elastici. E fatto! Chiudete bene la cerniera. E ora dritti all'aeroporto, baby! Andiamo in vacanza! Andiamo in vacanza! Andiamo, forza! Quasi dimenticavo! Questo hotel è ancora più bello che in foto! Ci credi che siamo qui? Che succede alla mia valigia? Sta gocciolando? Ho paura ad aprirla. Oh, andiamo! È tutto coperto di sapone e crema. Aspetta, anch'io ho messo in valigia gli articoli da bagno. Via il dente, via il dolore. Sì. Anche a me è esplosa la crema. Bel modo di iniziare il viaggio. Aspetta, torniamo indietro. Ad appena poche ore fa. Ha funzionato. Non si è rovesciato niente. Aspetta un minuto. Togliete le lozioni e i saponi. Mettete via la valigia per ora.
Vedete questo flacone? Svitate il coperchio e mettete uno strato di plastica sull'apertura. Poi riavvitate il tappo. Questo bloccherà le esplosioni indesiderate. Fate questo a tutto ciò che potrebbe potenzialmente fuoriuscire. Visto che soluzione? Tu hai i tuoi trucchi per i viaggi. Oh cavolo, che allenamento intenso! Peccato che non abbia tempo per una doccia. Sarà meglio che mi dia una mossa. Oh, devo allacciarmi queste. Andiamo, faremo tardi a lezione. L'altra scarpa! Wow! Questa volta mi farò veramente male. È stato brutto. Il mio ginocchio ha preso un colpo micidiale. Oh, sembra doloroso. Il mio deodorante. Pensi che questo possa aiutare? Se lo metto sulla ferita, dovrebbe sigillarla fino a quando non avrò un cerotto. Niente male, vero? Infermiere David in soccorso? C'è del ghiaccio da qualche parte? Neanche del succo, eh? Ma mentre Adam è via, gli ospiti vogliono giocare. Oh oh. Cosa? Il buffet sta diventando un domino. No! Ah! Sta per cadere! No! E in un attimo tutto è rovinato. Ops! Che dovrei fare adesso? È colpa mia, pulisco io. Ma forse non tutto è perduto. Questo ragazzaccio potrebbe salvare la giornata. Hai una bella anguria? Togli la polpa e crea un buco su un lato. Prendi un beccuccio come questo e mettilo nel buco. Non dimenticare di fissarlo all'interno. Ora è il momento di riempirla. Puoi usare succo, acqua, soda o qualsiasi cosa. È ora di bere. Qualcuno ha sete? Wow! Ma come ti è venuto in mente? Erogatore di succo? Alla salute! Ed è proprio rinfrescante! Bella pensata, Adam!